Aspetta. Vabbè, dopo vediamo. Allora, la denuncia che abbiamo fatto. Allora, qui ce ne sono due, però. Una la leggiamo brevemente perché è diciamo riguardante un fatto già oramai passato nel dimenticatoio, ma che nessuno ha rilevato nella propria gravità assoluta. Qualcuno ha accennato vagamente, ma mai in maniera totale, e cioè la infamia della ratifica del Trattato di Lisbona nelle sue varie fasi. E qui c'è l'elenco di tutti gli infami che hanno partecipato a questo scempio, ministro per ministro, sottosegretario per sottosegretario, per totali circa 35 persone, 35 individui. La cosa importante da dire in questa vicenda è che il diritto di emissione monetaria, come qualunque altra sovranità che spetta al popolo dall'articolo 1, 3 e 10, è diciamo uno di quegli elementi che vanno verificati salvo referendum popolare, diciamo come proposta di legge popolare, diciamo coinvolgimento da parte della gente inizialmente per avere una prima verifica sulla volontà del popolo di aderire a un progetto del genere e poi appunto a legge fatta a referendum consultativo o abrogativo. Insomma, in tutto questo, fra il 91-92 e poi a proseguire fino al 2007 e anche oltre, ci sono state tutta una serie di stravolgimenti che non sto a dire, ma la cosa incredibile che davvero non lascia scampo a dubbi è che sia al Senato e sia alla Camera c'è stato il 100% di votazione favorevole, cioè 551 deputati su 551 hanno aderito al trattato e 286 senatori su 286 presenti hanno votato in favore dell'adesione al Trattato di Lisbona. Questo non è possibile perché se non in una combine appena precedentemente concordata, perché già solo perché io faccio parte di una fazione e di una corrente all'interno del partito o faccio parte dell'opposizione perché solo mi sta sul cazzo quello che l'ha proposta, io non gliela voto. Cioè non è possibile che su circa, come ho detto, 551, 551 abbiano votato sì e su 286 senatori 286 abbiano votato sì. Non è logicamente accettabile una cosa del genere. Ecco, questo per dire quanto hanno preso i nostri signori, quanto hanno mangiato, perché per fare una cosa, uno scempio così, ci vuole un fegato a prova di balena, perché non lo so, per fare una mistificazione della ragione, del diritto, della logica, dell'interesse nazionale che si va a distruggere e a dare e a deporre nelle mani di uno che ha tutt'altro interesse che il benessere della nazione, ci vuole veramente un cervello da perfetto idiota, ma da ricovero. Come sono tutti TSO, i nostri deputati e tutti i nostri senatori. Oppure non c'è salvezza. Insomma, ecco, questa era una cosa che andava detta perché è stata depositata l'11 novembre, un po' molto postuma, ma meglio tardi che mai. E questa è la penultima, se mi ricordo bene, che non avevamo evidenziato, che riguarda anche questo un fatto ormai passato nella storia, no? Che è la modifica della ratifica della Commissione Europea, della direttiva della Commissione Europea numero 77, 780 del 1977,
che sostituiva la legge ex Regio Decreto del 7 marzo 1938 numero 141, che era la legge per la definizione esatta di che cosa è la Banca d'Italia. Allora leggo molto sommessamente, qua vengono citati sempre un sacco di articoli di legge della Costituzione e quant'altro, ma qui praticamente che cosa è successo? Il 12 dicembre del 77, nelle sorde, grigie e sordide stanze del commissario con la K della Comunità Europea, che si praticamente autoeleggono anche loro, veniva emanata una direttiva, appunto la 77/780, che al fine di favorire le condizioni di concorrenza degli istituti di credito del territorio comunitario stabiliva la liberalizzazione dell'attività bancaria. In Italia si diede attuazione alla direttiva attraverso successivi provvedimenti legislativi, l'ultimo dei quali il DPR 350/1985, firmato da un certo padre della patria. Che cosa stabiliva? Articolo 1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito a carattere di impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre applicazioni generali. Omissis. C'era molto altro da leggere, ma non ho voluto fare un tedeum, perché sarebbe andato troppo alle lunghe, tanto sicuramente la magistratura non prenderà in considerazione neppure questo fatto eclatantissimo attuale, però va detto che tutto ciò è in palese violazione dell'articolo 47 della Carta Costituzionale, che impone il controllo dello Stato sul credito e sul risparmio, e non di un privato imprenditore come la Banca d'Italia S.p.A. in formula di società di operazioni, appunto, non è possibile. Cioè, l'esercizio del credito, essere, come diceva appunto il Regio Decreto 141, la legge 141 del 38, che deve essere informalizzata, incardinata sotto una veste morale. Ecco perché appunto i loro massimi dirigenti devono essere persone onorevoli, perché è un titolo che è imprescindibile dall'attività bancaria, ancora oggi, nonostante questa legge infame e poi il TUB del 1985. Allora, tralascio altre cose, che sennò stiamo qui anche mezz'ora, ma va detto che la legge, il Regio Decreto, diceva una cosa importante. Allora diceva, poche parole ma sufficienti a creare i presupposti di una vera e propria sovversione istituzionale, quella che diceva appunto il testo del decreto del Presidente della Repubblica che abbiamo letto prima. Infatti la natura dell'attività bancaria era stata fino a quel momento regolamentata dalle riforme del 36 della legge 141 appunto del 38, che così stabiliva, articolo 1, la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico, mentre nella primo articolo che abbiamo visto prima non esiste più questa dicitura. Tanto è vero che a tutt'oggi la Banca d'Italia è sottoposta al diritto pubblico, ma essendo privata, che cosa fanno questi delinquenti? Vanno in giro dicendo che siccome è sottoposta al diritto pubblico non è privata. Non è vero, non è vero, la Banca d'Italia, come dice questo, è stata privatizzata. E allora, ritornando, quindi articolo 1, ripeto, la raccolta del risparmio fa pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge. Tali funzioni sono esercitate da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale, da casse di risparmio e da istituti, banche, enti ed imprese private a tal fine autorizzati. Articolo 2. Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito
siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato che viene a tal fine costituito e che è denominato Ispettorato per la difesa del risparmio e dell'esercizio del credito. La legge del 1985, come si nota chiaramente, non qualificava più come attività di interesse pubblico la raccolta di risparmio e l'erogazione del credito, che così assumevano semplicemente carattere di impresa. Inoltre, dal controllo dello Stato si passava al controllo della Banca d'Italia, le cui quote, come pochi sanno, sono detenute dalle stesse banche private, le cui quote azionarie sono a loro volta possedute da SPA, molto spesso, quasi sempre, di nazionalità straniera. Quindi è mai possibile che noi sul suolo italiano facciamo agire le banche senza controllo o peggio ancora sotto il controllo delle banche straniere che fanno interessi degli investitori stranieri, non certamente dei cittadini italiani. E delle tasse delle Bahamas, delle isole Cayman, non a caso le isole Cayman, dove si nascondevano i pirati, cari amici. Allora, lì hanno la sede, cosa grave, le banche, compresa la Banca d'Italia. Una delle, diciamo, dei corollari di questo, diciamo, mutamento di rotta epocale è che da allora la giurisprudenza dei tribunali penali iniziò a statuire che il precedente quadro normativo che stabiliva la natura pubblica dell'attività bancaria e conseguentemente qualificava come incaricato di pubblico servizio il banchiere anche di una banca privata, secondo le norme del quadro, della legge quadro di prima, quando operava come collettore di risparmio o come erogatore di credito e dunque puniva come malversazione o corruzione o concussione ad abuso d'atti d'ufficio comportamenti illegali che venivano tenuti nell'ambito, però dopo non poteva più avere vigore, perché essendo privati cittadini, quindi non c'era più il pubblico ufficio, non c'era più il funzionario pubblico, non c'era più l'equiparazione a agente di pubblico servizio, e quindi il penale era molto più blando, molto più diciamo inesistente. Inesistente. Diciamo inesistente. Quindi tutto questo per dire, insomma, che i nostri cari mafiosi massoni al potere si fanno le leggi per conto proprio, cioè si fanno le leggi a seconda di come devono investire. Adesso, ad esempio, c'era questa storia qui delle banche che stanno fallendo, che non devono fallire e devono fallire i cittadini perché sennò, dicono, creano sconquasso nell'economia. Ma che cazzo, non crei sconquasso uguale se levi 20 miliardi di euro dalla circolazione del liquido contante che hanno in mano i cittadini? Ma non rovini anche le banche, stronzo che non sei altro. Cialtrone, stronzo, servo, proprio schiavo idiota. Ciao. Prima di concludere dobbiamo leggere un'altra cosa ricavata dall'ultimo numero di Altro Consumo, che riguarda una cosa importantissima che riguarda tutti quanti. Ci sono delle considerazioni veramente pertinenti che noi sposiamo, ma non al 100%. Canone e contante, il perché del nostro no. La legge di stabilità introduce alcune novità dannose per i consumatori. Anche se potrebbe sembrare positivo... Hanno minimalisticamente aderito alle nostre ormai ataviche convinzioni. Anche se potrebbe sembrare positivo ridurre l'importo del canone a 100 euro... contro i 113, sai che guadagno, mai fallati, che grasso, grasso che culo, buffoni, che date centinaia di miliardi a testa di cazzo, a facce di merda, che dicono una marea di cazzate per i gusti dei coglioni che stanno a guardare la televisione. Così come l'intento di limitare l'evasione. Altro Consumo ritiene che la modalità scelta sia assolutamente inaccettabile. Alto Consumo non è un'organizzazione da poco, è un'associazione che ha fior di avvocati, che sa farci valere e che contrasta in maniera efficace certi abusi che si fanno regolarmente in Italia. Come prima cosa, pensare di far ricadere il pagamento su tutti gli intestatari di un contratto di energia elettrica è sbagliato, perché si dà per scontato che questi siano tutti in possesso di una TV. Ma infatti. Inoltre, introduzione del canone RAI in bolletta comporterebbe una gran confusione.
No, è una illegalità. Ma perché non si possono mettere tasse insieme a canoni. È naturale. La bolletta elettrica, infatti, è lo strumento. O fatture insieme a canoni. La bolletta elettrica, infatti, è importantissimo questo concetto. È lo strumento principale attraverso cui i consumatori rilevano quanto spendono, analizzano i propri consumi e decidono rispetto all'eventuale cambiamento del fornitore. Per questi motivi deve esistere chiara, facilmente comprensibile e non deve includere altri oneri come il canone TV, che rendono il documento meno trasparente. Ribadiamo. Ma questa è una banalità, è illegale, non si può fare una fattura in cui io vendo una merce che è di un altro. Ma questo è oltre a tutto. Oltre a essere illegale, che dal punto di vista giuridico, dal punto di vista un'associazione di consumatori deve vedere gli interessi reali del singolo cittadino. Ribadiamo insieme ad oltre 45.000 firmatari della nostra petizione la richiesta di abolire completamente il canone RAI e di realizzare un pacchetto di riforme strutturali, serio, concreto e sostenibile, che questa marmaglia qui... Ma lo facessero, facessero i programmi criptati come fa Sky, ma come fa Mediaset, vuoi vedere, paghi, fine. E via, come dice qui, strutturali, serio, concreto e sostenibile, che preveda il mantenimento di un solo canale di vero servizio pubblico e la privatizzazione degli altri canali RAI. Così fai esattamente come gli altri. Però gli altri canali RAI si vanno a pigliare la pubblicità e non pago un cazzo, come in relazione ai canali di Berlusconi. E il canale ufficiale che mi dà delle notizie vere e non le cazzate che loro abitualmente dicono in tutti i telegiornali della RAI, 1, 2, 3 e 50, quello lì te lo pago, ma tu mi devi dare le informazioni giuste, se no non te pago nemmeno quello e anzi... Se posso, piglia bastonate il presentatore, che è comunque corresponsabile. Ah, certo. Perché non si dissocia mai da quello che gli fanno leggere. Certo. Testa de cazzo. Circa la previsione dell'aumento dell'uso del contante, dagli attuali 1.000 euro a 3.000 euro, abbiamo altrettanti dubbi. La soglia del contante era stata abbassata a 1.000 euro per aumentare la tracciabilità delle operazioni ed evitare l'evasione fiscale. Perché questo cambio di rotta? I cambiamenti proposti dall'attuale testo di legge favoriscono unicamente il contante, mentre sono da incentivare i pagamenti elettronici, eccetera, eccetera. No. Quello che a noi interessa, ma infatti quello che a noi interessa sottolineare qui è che se avessero abbassato a 1.000, tutto il sistema, parlo di tutto il sistema, che un sistema camorristico, massonico, mafioso, sarebbe andato per aria. Ecco perché. E allora non lo faranno mai. Devono alzare a 3.000 perché a 3.000 una certa tracciabilità non c'è più. E questo è tutto il discorso. Quindi, cari amici, voi siete delle grandi teste di cazzo e tu, caro, carissimo idiota, cerca di fare l'idiota meno possibile, prima o poi te la fanno pagare. Stai tranquillo che qualcuno, adesso siamo ancora all'inizio, caro idiota, tu hai promesso che darai il 30% ai derubati, ma quale 30%? Non gli darai nemmeno quello, idiota, capito? Non gli darai nemmeno quello. Va e bene, con questo chiudo. Buonanotte, ciao a tutti.